Ciao Olivia, volevo chiederti un parere generale. Secondo te, quando si pernotta a basse temperature, è meglio farsi un riparo piccolo e molto chiuso per sfruttare al massimo l'isolamento e il proprio calore corporeo? O magari un riparo più ampio e aperto per utilizzare il calore del fuoco? Ciao ragazzi e ben ritrovati. Oggi rispondo a questa domanda molto interessante che riguarda le strategie con le quali possiamo difenderci dal freddo quando si passa la notte all'aperto a basse temperature. È un argomento che negli anni ho approfondito molto. Sia perché mi affascina molto la fisica della trasmissione del calore, sia perché quando ci si trova all'aperto, esposti agli elementi, il freddo, le basse temperature possono diventare un problema serio. Da un certo punto in poi non è più solo questione di comfort, diventa una questione di sicurezza, perché l'ipotermia è dietro l'angolo, specialmente se accanto alle basse temperature ci mettiamo anche condizioni meteorologiche avverse, quindi vento e pioggia. Questo ragazzo mi chiede se pernottando a basse temperature è meglio fare un rifugio piccolo e chiuso per sfruttare al massimo l'isolamento e il proprio calore corporeo, oppure un riparo ampio col fuoco davanti. Madonna, che vento! Stavamo giusto parlando delle condizioni meteorologiche avverse. Suppongo che il ragazzo faccia riferimento ad un normale bivacco, quindi tralasciamo situazioni di emergenza e mettiamoci nel caso in cui il mio pernottamento a basse temperature è programmato. Ho con me quindi un materassino e un sacco a pelo adeguati alla stagione e almeno un tarp per allestire il mio rifugio. In questa specifica situazione io sceglierei l'opzione numero 1, quella del rifugio piccolo e raccolto, ma non per sfruttare al massimo l'isolamento o il proprio calore corporeo. A tenermi il più possibile attaccato addosso il calore naturalmente prodotto dal mio corpo, ci pensano il materassino e il sacco a pelo. Il ruolo del rifugio è quello di proteggermi dal vento e dalla pioggia. È un rifugio compatto, magari chiuso su tre lati, protegge meglio rispetto ad un rifugio molto aperto dove vento e acqua possono penetrare più facilmente. Metto un attimo in pausa il discorso perché già che ci siamo vi faccio vedere un setup con cui mi trovo particolarmente bene. Ho già fissato la ridge line tra due alberi, altezza petto più o meno. Attacco un'estremità del tarp alla ridge line, il tarp è un 3x3. E poi vado ad ancorare a terra l'angolo diagonalmente opposto. Porto a terra il terzo spigolo, quello a destra, mentre sul lato sinistro sfrutto uno degli occhiali intermedi in modo da avere un'inclinazione diversa e una porzione di tarp che mi funge da pavimento, facendo attenzione sempre che a terra non ci sia nulla di appuntito. È un setup basso, raccolto, affusolato, che ovviamente va posizionato correttamente in base alla direzione del vento. È chiuso su tre lati, quindi offre una buona protezione dagli elementi e nello stesso tempo rimane un buon ricircolo d'aria. Vi sconsiglio di utilizzare setup completamente chiusi con il tarp, ragazzi, perché ho visto persone svegliarsi completamente fradicie di condensa. Comunque, tornando a dove eravamo rimasti, ossia all'idea del rifugio piccolo e raccolto che serve a sfruttare l'isolamento e il proprio calore corporeo, il discorso che fa lui è giusto, ha senso, ma si applica al caso limite in cui io non ho nulla, né materassino, né sacco a pelo, né tarp, quindi sono costretto a costruire un rifugio utilizzando dei materiali naturali. In quel caso potremmo quasi dire che il rifugio stesso diventa il mio sacco a pelo, con le foglie secche a fare da imbottitura al posto della piuma, e quindi deve essere ancora più compatto, quasi aderente al mio corpo, in modo che il calore da me prodotto non esca e l'aria fredda non entri. Questo in teoria, ragazzi, nella pratica è una soluzione estrema. Se arrivate al punto di dovervi fabbricare da zero un rifugio con materiali naturali, significa che non avete portato nulla con voi e quindi io rivedrei un attimo il discorso pianificazione. Il ruolo del fuoco in tutto questo qual è? Per quanto mi riguarda, nessuno. Io in 20 anni di bivacchi all'aperto non ho mai fatto affidamento sul fuoco per scaldarmi la notte mentre dormo. Per il semplice fatto che scaldarsi con il fuoco non è per niente una cosa banale. Bisogna disporre della legna giusta, bisogna essere in grado di impostare delle particolari tipologie di fuoco che si autoalimentino e che durino diverse ore. Perché altrimenti la notte, invece di dormire, ve la passate a buttare legna sul fuoco ogni 20 minuti. Questi fuochi sono tipicamente di grandi dimensioni, spesso si sviluppano in lunghezza, coinvolgono della legna grossa, dei veri e propri tronchi, perché appunto devono durare parecchie ore. Non sono robe che si possono fare nel bel mezzo di un bosco in Italia, ragazzi, non è consentito. In ogni caso, anche fosse consentito, a me chi me lo fa fare di giocare al pioniere e farmi un mazzo tanto per reperire un quintale di legna per tenere il fuoco acceso tutta la notte? Accendo un piccolo fuocherello, se è possibile, se è consentito,
lo utilizzo per cucinare, per scaldarmi, per tenermi compagnia dal momento in cui fa buio al momento in cui vado a dormire. Dopodiché ho un bel sacco a pelo, ho un bel materassino adeguati alla stagione, ci penseranno loro a tenermi al caldo. Non dico che non sia bello, che non sia interessante imparare cose nuove, sapere come fare a scaldarsi con il fuoco è sicuramente una competenza molto importante. L'unica cosa che voglio specificare è che non è necessario il fuoco per dormire al caldo quando bivaccate all'aperto se avete il vostro materassino e il vostro sacco a pelo. E io vi consiglio caldamente di portarveli il sacco a pelo e il materassino e il tarp, anzi ancora meglio la tenda. Lasciate perdere le soluzioni da bushcrafter, almeno fino a quando non avrete accumulato una buona esperienza. Il famoso setup aperto col fuoco davanti, il plow point, sia nella sua versione attaccato col tarp attaccato all'albero e sia nella sua versione freestanding, quindi con il treppiede, mi è capitato di usarlo con temperature non troppo proibitive e in assenza di vento e pioggia. In ogni caso, come ho già detto, quando arriva il momento di andare a dormire lascio spegnere il fuoco e mi infilo nel sacco a pelo. Se cominciano ad esserci 0 gradi o temperature sotto lo zero, porto tenda e stufa, che è un sistema per me relativamente nuovo, lo sto utilizzando da un anno a questa parte. Con tenda e stufa si riesce a stare al riparo e al caldo da quando fa buio fino a che non è ora di andare a dormire, ma anche in questo caso non dormo mai col fuoco acceso. La stufa la lascio spegnere perché è sempre lo stesso il discorso: o dormo o butto legna nella stufa. Quando si spegne, la temperatura all'interno della tenda ridiscende ad un valore pressoché uguale a quello esterno, ma non è un problema perché sono al riparo e perché ho il mio materassino e il mio sacco a pelo. Ragazzi, l'argomento è complesso, spero di essere stato chiaro e di aver risposto in maniera esauriente e nello stesso tempo sintetica. Se avete delle domande scrivete qua sotto nei commenti. Vi ringrazio per essere stati con me e ci si vede nel prossimo video.